Con il lancio delle Hoka Kawana, l'azienda americana ci ha messo in grossa difficoltà perché fino ad oggi pensavamo che le Clifton 8 fossero la miglior scarpa per correre i lenti. Ci è stato chiesto da più parti, dopo la recensione delle Kawana, quale fosse la scelta migliore per il podista amatore, evoluto oppure non, che volesse correre alle varie distanze. Fondamentalmente le due scarpe pesano, le Kawana 288 grammi, mentre le Clifton 250. La scritta è inequivocabile sulla soletta delle Clifton, che ci dice soft and light for everyday. Di conseguenza questa scarpa va probabilmente utilizzata per tutte le corse lente di tutti i giorni, secondo me dal meglio nei rigeneranti. Invece questa Kawana è sicuramente un oggetto del desiderio, ma anche del mistero. Non c'è scritto l'utilizzo, sebbene ho raccontato in maniera precisa nella recensione completa qualche giorno fa qui sul canale. Lascio comunque la parola ad Andrea Soffientini, che ci racconta dal campo di Garbagnate cosa ne pensa dei pregi e difetti di queste due scarpe e in quali condizioni suggerisce di utilizzarle. Voi nel frattempo stay strong e keep running, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a bermi un coffee. Ciao! Andrea, so che hai in mano due scarpe di Hoka, le Clifton 8, che sono tra l'altro le scarpe tra le più vendute in Italia, e le Hoka Kawana. Cosa ne pensi di queste due scarpe? Max, ciao a tutti. Credo che abbiamo in mano una delle migliori scarpe da lento che abbiano mai fatto. È una scarpa molto protettiva a casa di Hoka. Cosa ne penso? Penso che abbiano messo una scarpa tra una Bondi e una Clifton in mezzo. In effetti, Andrea, per quali ritmi utilizzeresti queste Kawana, che, come hai detto, si posizionano a metà strada, e soprattutto come hai visto l'intersuola? Faccio fatica a dirti dei ritmi, sicuramente sono i ritmi del lento e basta. Trovo però questa scarpa molto particolare, forse era la scarpa che mancava, perché la Bondi aveva un'intersuola molto dura ed era una scarpa abbastanza pesante, su un atleta come me era abbastanza difficoltoso da utilizzare, mentre questa qua, per fare i lenti rigeneranti soprattutto, si pone benissimo. Quindi sono scarpe per atleti leggeri, medio pesanti, che vogliono correre con protezione. Anche se abbiamo visto che l'intersuola è leggermente più dura rispetto a quella delle Clifton, e quindi non la consiglieresti per correre velocemente, però questa scarpa va velocemente. Sì, beh, ma anche la Clifton, per assurdo, e per assurdo anche la Mach 4 e la Rincon, che hanno tanta schiuma, le utilizzerei anche per i lenti. Non lo so, direi che questa qua la utilizzerei più per i lenti rigeneranti. Comunque ti ripeto, anche la Clifton spinge quando vuoi, quindi non lo so, la trovo comunque un pochino più pesante la Kawana, quindi per cui la utilizzerei per i rigeneranti. Invece uno dei miglioramenti che hanno fatto, e secondo me è sostanziale, a livello di battistrada, come hai visto, hanno una gomma più dura e sembra durare quasi all'infinito. Ma più che altro hanno messo, sì, forse, no, non lo so se ne ha messa di più, anche perché si confonde abbastanza. È molto tamarra, come diresti tu. Sì, peccato che in effetti è solamente sotto. Io a sto punto avrebbero dovuto fare anche tutta l'intersuola, così sarebbe stata figa. Sì, sembra che sia più durevole rispetto a quella che c'era su Clifton e le altre che si andava subito a cancellare come gomma. Sì, dovremmo fare comunque 500 km per vedere, però mi sembra, fondamentalmente ho superato i 100, mi sembra che comunque sia molto molto durevole. No, assolutamente. Comunque, cioè, diciamo che la Clifton e le altre si vedeva subito sui primi chilometri che si rovinava, si consumava, invece qua sembra durare, quindi sicuramente questo l'ha migliorato, per fortuna, dopo quanto due edizioni di Clifton e compagnia bella ci voleva. Invece nello spazio nell'avampiede sembrerebbe che quella della Kawana sia maggiore, secondo te cosa ne pensi? Ma fondamentalmente anche sulla Clifton 8 comunque ho notato un pochino di più spazio, l'hai usata un pochino di più te questa Kawana qua, e mi fido di più della tua. Io ultimamente non sentivo grossi problemi con la tomaia,
Ma a parte che neanche con la 7, quindi su questo non sono molto affidabile, mi sono trovato bene con una e con l'altra. Invece una domanda che ti pongo è, recentemente te la pongo molto spesso, a livello di stabilità, i nostri amici iperpronatori, come hai visto le due scarpe e soprattutto consiglieresti di più la Kawana, che secondo me è più stabile? Sì, sì, assolutamente, è più stabile anche credo perché ci ha, tiene la un'intersuola un pochino più duretta e quindi rimane comunque più stabile rispetto alla Clifton, però devo dire che anche la Clifton per un lieve iperpronatore potrebbe andare benissimo. Invece la parte posteriore del tallone ha una forma particolare. Sappiamo che né io né te appoggiamo di tallone, però come hai visto questa innovazione della Kawana e cosa ne pensi? Secondo te smorzerebbe le forze in maniera migliore rispetto ad altri modelli? Il cosiddetto zoccolo di cammello. No, non lo so perché l'ha fatta così, sinceramente non credo che dia più ammortizzazione, non lo so davvero, credo solamente per farlo un attimino più simpatica e diversa dalle altre, però davvero non credo che questo pezzettino qua dia qualcosa di più o di meno. Invece Andrea, a livello di durata come l'hai viste? Beh, una è stata usata molto di più rispetto all'altra, però pensi che la Kawana abbia 100-150 km in più di durata rispetto alle Clifton oppure le ritieni equivalenti? No, fondamentalmente potrebbero avere qualche chilometro in più perché hanno un intersuola un pochino più dura e quindi vabbè, si consuma di meno, si schiaccia di meno e anche il battistrada è più durevole, quindi sì. Tomaia invece non abbiamo mai avuto problemi di rotture, quindi tranquilla. Sì, qualche anno fa magari si rompevano, ma poi invece secondo me negli ultimi 3 anni ne abbiamo provate un miliardo di scarpe, non abbiamo visto nessun problema. Esatto, confermo. Invece a livello di tallone, come l'hai visto? Secondo te, tu raccontavi che la Clifton protegge i tendini, anche questa Kawana la vedi allo stesso modo? Assolutamente sì, guarda, poi ha sempre il pezzettino qua apposta, sono da provare, però è un pochino meno imbottito mi sembra il tallone, però su scarpe comunque protettive, diciamo che il tallone soffre anche quando c'è poca schiuma che ammortizza, quindi in questo caso abbiamo una scarpa protettiva che dovrebbe darci un po' di sollievo. Abbiamo fatto 1000 confronti in casa Hoka, in questo caso ti faccio l'ultima domanda: quale delle due utilizzeresti e quale delle due raccomanderesti al podista amatore? Ma dipende, io guarda, utilizzerei Clifton perché è più leggera, però quando cerco un pochino più di protezione andrei tranquillamente con la Kawana, quindi dipende un pochino cosa vado a ricercare, un po' più di protezione e una scarpa un pochino più reattiva con la Clifton. Quindi diresti fondamentalmente la Kawana è tra virgolette una versione un po' più leggera della Bondi 7, quindi la raccomanderesti a chi pesa leggermente di meno? Esatto, sì, è una scarpa un pochino meno protettiva della Bondi, ma niente di che, diciamo, ripeto, una scarpa di intramezzo tra una e l'altra, se ero indeciso se prendere la Clifton perché era troppo leggera, andrei di questa. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, questa scarpa l'abbiamo comprata con i Coffee. Speriamo di fare ulteriori recensioni Hoka, grazie ancora. Grazie, devo scappare. Ciao.